Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo mese voglio proporvi un po' di video a tema natalizio, quindi in questo caso vi propongo tre decorazioni natalizie fai da te che potrebbero servire per decorare le vostre case in questo periodo. La prima è un calendario del mese di dicembre un po' particolare. Avrò bisogno di un piccolo rullo, della vernice bianca e un pannello di legno compensato. Iniziamo a dipingere il pannello di bianco. Una volta asciutto, vado a suddividerlo in 5 porzioni, quindi mi aiuto con dello scotch di carta per essere più precisa. Vado a tracciare le mie linee con questo Uniposca color argento. E ora vado a tracciare delle linee guida a matita, quindi vado a suddividere il mio calendario in 8 parti. Nella parte superiore vado a fare una stella e qui praticamente ci sarà il numero 1. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving's so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. With you. With I don't you. Need any presents as long as I spend this day with you. Vado poi a tracciare sempre a matita tutti i numeri e li vado a disporre di modo che creino un albero di Natale. Quindi nella prima linea avrò l'1, nella seconda il 2 e il 3, nella terza 4, 5, 6 e così via in ordine crescente. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. Un'idea carina potrebbe essere quella di aggiungere delle puntine sopra ogni numero, così da poterlo utilizzare come un vero e proprio calendario. In questo caso vado a fare una ghirlanda utilizzando della corda e mi servirà come indicatore per il giorno della settimana. Vado a creare un fiocchetto con questa tecnica della forchetta che ho trovato su Pinterest e devo dire che mi ha leggermente aiutata, anche se all'inizio può sembrare un po' complicato. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Christmas.
Per la seconda creazione vado ad utilizzare dei bastoncini in legno e vado a legarli per creare la forma di un albero. Posso utilizzare della corda e ulteriormente fissarli con la colla a caldo. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me. Una volta fissati tutti i bastoncini, utilizzo delle palline di polistirolo che andrò a decorare di argento. Quindi vado a mescolare della colla Vinavil con dell'acqua e aggiungo i glitter. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Vado a rimuovere la colla in eccesso e li metto ad asciugare. Questo sarà il risultato finale. A questo punto utilizzo del filo da pesca trasparente e mi aiuto con un ago e andrò a cucire tra loro le palline. Potete sia cucirle che forarle ed inserire in un secondo momento il filo da pesca. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside. Andrò a disporle anche in questo caso ad albero di Natale. Quindi andrò a fare delle file da 6 palline, da 5, da 4 e così via. E ora vado a fissarle al mio alberello con la colla a caldo. Ho aggiunto poi questo filo di lucine, che è molto carino perché è fatto in fil di ferro. È una decorazione che si può sia appendere che poggiare semplicemente al muro. Per l'ultima creazione vado a creare un alberello con dei bastoncini in legno. Vado a segnare i punti nei quali andrò a tagliare. Mi aiuto con questo seghetto, ma se i rametti sono molto secchi potreste anche spezzarli. Vado poi a fare un foro con questo avvitatore al centro. Ora vado a ricreare uno spiedino a forma di albero di Natale, quindi vado ad inserire in ordine decrescente tutti i miei bastoncini. A questo punto vado a preparare la base e un fiocchetto per decorarlo. Il risultato finale è questo. Quindi per
questo mese la maggior parte dei video saranno un po' a tema natalizio. Riprenderò poi con la classica programmazione più avanti, quindi spero intanto questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento con i vostri pensieri come al solito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!